Ciao a tutti, sono Carmelo. Oggi vi parlerò di una pianta che conoscerete sicuramente, che è l'aloe. Come mai si sente tanto parlare di questa pianta? Quali sono le sue principali funzioni? Quante specie esistono e qual è la migliore? Allora, esistono più di 600 specie di aloe, ma quelle più conosciute sono l'Aloe barbadensis, che la conoscete meglio come aloe vera, e l'Aloe arborescens. Entrambe fanno parte della famiglia delle aloacee e la loro caratteristica è che sono delle piante succulente, in quanto la loro foglia è molto globosa, ai margini presenta delle spine e all'interno c'è un gel, che è quello che è molto conosciuto da noi stessi. La differenza tra le due specie sta nell'Aloe arborescens, che è una pianta che si sviluppa in accrescimento in altezza, infatti presenta un fusto molto più sviluppato, ha le foglie più strette e lunghe e contiene molto meno gel, però ha alte concentrazioni di principi attivi, tra i quali alcune hanno funzione antitumorale. Allora la domanda sorge spontanea: come mai allora si sente tanto parlare di aloe vera e non di aloe arborescens, che tra l'altro fa anche bene? E il fatto sta per una risposta commerciale e la sua funzionalità, nel senso che l'aloe vera ha delle foglie molto più grandi e globose e contiene molto più gel. E a livello di produzione, quindi, capite benissimo che si può produrre molto più gel di aloe e succo di aloe, e soprattutto i costi sono molto più bassi. Comunque, entrambe a livello fitoterapico viene utilizzato il succo, che viene utilizzato perché all'interno ci sono alte concentrazioni, ci sono molti mucopolisaccaridi, tra cui spicca l'ace mannano, che praticamente allieva i nostri problemi di reflusso e problemi gastroesofagei e gastrointestinali. Tra le proprietà del succo di aloe, quindi abbiamo detto che ha alte proprietà anche immunostimolanti e anche antiossidanti, perché troviamo la vitamina A, la vitamina E e la vitamina C. Ha anche altre proprietà, anche antinfiammatorie, perché troveremo l'acido acetilsalicilico. Troveremo tante vitamine del complesso B che aiutano il nostro metabolismo e tra l'altro aumentano la produzione di globuli rossi. Non mancano molti oligoelementi, tra cui calcio, ferro, potassio, magnesio e manganese, che aiutano il nostro sistema nervoso, il nostro sistema circolatorio, il nostro sistema muscolare, le ossa e quant'altro. A livello topico viene utilizzato invece il gel. Già Cleopatra nell'antico Egitto si utilizzava il gel di aloe proprio sul viso per reidratare la pelle, proprio perché all'interno del gel di aloe troviamo la prolina e la glicina che stimolano la produzione di collagene nella nostra pelle. Ecco perché viene utilizzato l'aloe in molti cosmetici naturali, sia per reidratare che per stimolare questo collagene. Il gel viene utilizzato sia per uso esterno che per uso interno. Per uso interno, per esempio, per le gengiviti. Per uso esterno ha alte proprietà cicatrizzanti, quindi viene utilizzato quando si hanno delle ferite o delle punture di insetto, oppure anche contro gli arrossamenti, quindi dovuti alla scottatura del sole, infatti viene usato come doposole. Viene utilizzato soprattutto per la psoriasi, per dermatiti, qualsiasi tipo di problema sulla pelle. Soprattutto il gel e l'aloe vengono lavorati di notte, perché? Perché queste gel e questo succo si ossidano molto facilmente con la luce, infatti vengono prelevati di notte dalle piante, viene tagliata la foglia e vengono anche a livello commerciale riposti dentro degli appositi contenitori oscurati, non quindi diffidate dalle bottiglie trasparenti perché il prodotto perde di principi attivi. Un'altra raccomandazione che vi faccio è quella di controllare bene le etichette e dovete stare attenti che ci sia il 100% o il 99% di aloe, puro aloe. E non deve essere presente l'aloina. L'aloina è un altro elemento che si trova all'interno, soprattutto nella parte marginale delle foglie, che ha alti poteri lassativi, quindi non è consigliato. E invece si trova molto nell'aloe arborescens, che invece si è visto che ha alte proprietà antitumorali. Per qualsiasi altra curiosità e altre informazioni, commentate in questo video, seguite la nostra pagina Facebook o iscrivetevi al nostro canale, io sono qui disposto a rispondere a tutte le vostre domande. Ciao e alla prossima!